grazie alla collaborazione di società sportive di Serie A di calcio, abbiamo la possibilità di mettere all'asta delle maglie, addirittura firmate da grandi campioni dello sport, che andranno come raccolta fondi per la Caritas diocesana di Teramo, che in particolar modo in questi ultimi mesi sta sostenendo tante attività e tante iniziative a supporto della popolazione che ha necessità appunto di beni primari. Quindi sarà possibile attraverso la pagina Facebook Camminiamo per l'Africa fare delle offerte per queste maglie, che ripetiamo sono le maglie di Marchisio della Juventus, una maglia completamente firmata da tutti i giocatori del Napoli, la maglia di Maxi Lopez del Torino, di Roberto Gagliardini dell'Inter e di Gianluca Lapadula del Milan. Poi ci sono anche dei gadget della Ferrari con cappellini e magliette autografate proprio dai piloti della Ferrari, quindi insomma un po' per tutti i gusti c'è la possibilità di contribuire, magari portandosi a casa un ricordo e qualcosa che potrà essere veramente utile alle persone del territorio. Per poi arrivare alla manifestazione del 25 giugno, questa camminata di solidarietà per l'Africa, quindi per la Tanzania, dove i padri passionisti stanno realizzando un asilo. Ecco, diciamo che l'asilo stanno costruendo i mattoni e quindi stiamo raccogliendo i fondi e speriamo di poter raggiungere il risultato nei prossimi 6 mesi. Il costo dell'asilo è sui 20.000 euro, calcoliamo quei 15.000 euro la sola costruzione, poi dobbiamo mettere insieme la formazione almeno di 2 maestre e attrezzare un po' l'asilo, siamo sui 20.000 euro. Attualmente quindi va avanti la raccolta fondi, ma l'asilo è indispensabile, io direi, perché i bambini in quella zona dell'Africa, del centro della Tanzania, non hanno la possibilità di andare a scuola, vanno a pascolare gli animali. Fornire loro un asilo significa dare una speranza e l'istruzione dà sempre una speranza. E poi c'è da dire anche che un asilo garantisce loro un pasto al giorno. Garantire un pasto significa garantire la sopravvivenza a quei bambini.